Acquisti compulsivi di pop online. Questa volta sarà andata bene? Ciao Watermelons, come sempre prima di iniziare lasciate un mega mi piacione a questo video e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale per entrare a far parte della Watermelon Family. Visto come sono andati gli ultimi ordini di pop online che ho fatto e di cui vi ho parlato le scorse settimane e vi metto qui nella sezione schede dove c'è il pallino bianco con la I nera, se ci fate tap, se ci fate click potete aprirla e lì troverete tutti i video in cui vi parlo appunto dei grandissimi problemi che ho avuto acquistando pop online. Quindi mi sono detto basta, ci rinuncio, adesso proviamo ad acquistare pop in altri negozi. Ho acquistato questi pop da raygadget.it, tanto come sempre vi metto tutti i link qui sotto in descrizione e anche nei commenti, quindi poi potete andare a dare un'occhiata direttamente voi. È stata una roba bruttissima entrare in quel sito, quando sono entrato tipo sono stato travolto dalle 850 milioni di miliardi di cose che hanno, però ve l'ho già detto, adesso basta, colleziono soltanto pop. Iniziamo veramente benissimo. Abbiamo innanzitutto il nastro adesivo con scritto fragile. Loro ci provano a dire corrieri, state attenti perché dentro c'è roba che si rompe. E niente, qui per ora vedo che è stato chiuso benissimo. Apriamo insieme la scatola e vediamo la situazione dentro. Aiuto, non ci vedo niente. Ok, vedo già delle protezioni, quindi si parte bene. Questo è un imballaggio. Questo è che cavolo. Ogni pop è stato avvolto nel pluriball. Io non ho assolutamente parole. Iniziamo col pop di Archie di Riverdale. Mamma mia. Dire che la scatola è in condizioni perfette è riduttivo. Giusto nella parte laterale c'è qualche graffietto, però sinceramente è una cosa su cui si può passare benissimo sopra. Ma questa è la prima volta che io vedo una scatola che non ha neanche una piega. Le condizioni sono a dir poco fantastiche. Questo pop lo volevo assolutamente perché ho una specie di crush, ho detto la fra, nei confronti di KJ Apa e quindi non potevo non prendere assolutamente il pop di Archie. È praticamente già diventato introvabilissimo. Si trova quello nuovo tipo col maglioncino, insomma se lo vedo, cioè se lo trovo vi metto la foto. E questo invece già è introvabile e sono davvero contentissimo, soprattutto per le condizioni perfette in cui è arrivato. Adesso vediamo il pop più nel dettaglio e vabbè, è veramente veramente carino. C'è un piccolo problema sulla mano, si vedono dei residui di colla che non sono molto carini, però questo ovviamente è un problema di Funko, cioè purtroppo loro non stanno molto a guardare la qualità dei prodotti, prendono e li mettono così come sono. Ma dettagli, ho preso poi Veronica Lodge. Avrei preferito prendere la Veronica Lodge dell'altra wave, però anche quella è praticamente già quasi diventata introvabile ovunque, quindi ho detto basta, prendo questa, me ne faccio una ragione, tanto alla fine è carina lo stesso, l'altra era molto più riconoscibile. Però anche questa non mi dispiace per niente, quindi ci sta. Vediamo la scatola, anche in questo caso la parte frontale è a dir poco perfetta, non presenta nessun tipo di danno. La parte con l'illustrazione ha un graffio lungo in verticale, ma si nota soltanto mettendolo in controluce, non si nota sinceramente, non dà fastidio. Adesso vediamo il pop, questo ha il piedistallo e devo dire che di questo pop non sono contentissimo. Purtroppo la qualità lascia un po' a desiderare, se ci sono danni nella scatola l'80% delle volte è colpa di chi spedisce o magari dei corrieri, mentre il pop all'interno se ha dei segni di usura, ok, allora lì bisogna dare la colpa al venditore, ma se tipo ha tutta la pittura sprecisa, eccetera, eccetera, allora lì è colpa ovviamente del produttore. La parte della frangetta soprattutto è dipinta veramente malissimo. Anche il cerchietto sulla testa è tutto colorato di nero. Insomma tutto macchiato. Ma la cosa che proprio mi delude in una maniera spropositata è il vestito. Le tasche sono tutte colorate in maniera precisissima, sono tutte tipo sfumate, è una roba davvero orribile. Dietro invece molto carino, il fiocchettino veramente carinissimo, dipinto questo alla perfezione. Procediamo con il pop di John Locke di Lost. La scatola anche in questo caso
è perfetta, non ci sono segni, non ci sono pieghe, a questo giro non ci sono neanche graffi. Questa è proprio super, iper, mega perfetta, zero, non ha proprio niente. Vediamo adesso il pop e oh, abbiamo nuovamente un pop tutto dipinto bello preciso. Ah, meno male. I vestiti molto carini, dipinti bene, la cintura è dipinta veramente benissimo per essere così piccola, tutto veramente perfetto. Qui nella sezione schede, oltre a trovare dei video consigliati, trovate anche dei mini sondaggi. Quindi a fine video, se vi va, andate a dargli un'occhiata e a rispondere. E mi raccomando, quando finisce il video, ricordatevi anche di lasciarmi un commentino facendomi sapere qual è il vostro pop preferito tra quelli che vi ho mostrato e che vi mostrerò. Poi è il turno di Giorgi di It. Anche questa, ragazzi, è perfetta, mamma mia. Vediamo adesso il pop. Qui il ciuffo è stato dipinto bene. Il materiale del cappuccio è molto bellino e lucido, è molto strano, carino carino. Il pop di Giorgi, tra l'altro, l'ho trovato in offerta, l'ho pagato soltanto 9 euro, quindi ancora meglio. Procediamo col pop di Sailor Mars. Ho già acquistato un pop della serie di Sailor Moon che per ora non vi spoiler, quindi ho detto no, ho preso quello, adesso devo averli tutti, e quindi adesso sto sclerando perché sono mezzi già introvabili e vorrei almeno le principali, sinceramente. Vorrei avere almeno Moon, Mercury, Mars, Jupiter. È con loro che ho conosciuto Sailor Moon da piccolo, quindi mi basterebbero anche loro. La scatola è fantastica, parte frontale, parti laterali, tutte assolutamente perfette. Anche questo pop ha il piedistallo, anche se ha molte difficoltà ad entrare. Il vestito qui non ha assolutamente problemi di pittura, fatto benissimo. Anche gli orecchini sono precisissimi, non hanno nessun tipo di sbaffo, nessun tipo di problema. Le mani con le dita incrociate sono bellissime. Ho preso anche questo protector case, praticamente una di quelle scatoline protettive. L'ho presa per curiosità, soprattutto perché io non ho visto da nessuna parte prezzi così bassi per la protector case. La vendono a 1,80€ mi sembra, ed è buonissimo perché io tipo dalle altre parti le trovo sempre a minimo 2,50€. Ce l'hanno in offerta a 1,80€, però è davvero davvero buono. Poi vediamo, oh mio Dio, tornano benissimo e vabbè, l'effetto che fanno è fantastico. Dentro c'è anche il volantino che vi faccio vedere, eccolo qui. Sono andata a spulciare la pagina Facebook di questo sito e ho visto che saranno i primi di aprile al Romix e avranno lo stand pieno di pop, quindi se avete la possibilità andate e prendeteli di persona, perché è bellissimo prenderli di persona. Comunque l'ultimo pop che andiamo a vedere è qui proprio, chiudiamo in bellezzissima, è quello della strega di Biancaneve. Vediamo la scatola, anche questa è in condizioni davvero perfettissime. Vediamo adesso il pop e oh mio Dio, questo pop è assolutamente uno dei miei preferiti in assoluto. La mela avvelenata con la forma del teschio è qualcosa di bellissimo. Watermelons, questi erano i miei acquisti da reygadget.it. Vi ricordo che vi lascio in descrizione e anche nei commenti i link per poter visitare il sito se siete interessati. E nulla, fatemi sapere se conoscevate già questo sito, se avete intenzione di prendere qualcosa, ma soprattutto cosa avete intenzione di prendere, a prescindere da pop o altro. E quindi nulla, io aspetto i vostri commenti con le vostre opinioni e per adesso vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!